È arrivato finalmente quel momento. Sono così abituata a fare video su TikTok, in realtà ho l'ansia adesso, non capisco perché. Stavo per truccarmi per fare questo video, ho visto qualche commento che mi dice perché non sei mai truccata, datti una sistemata, così. Però poi ho pensato, beh, siamo qua, sapete che sto sempre in laboratorio, sono appena salita per registrare questo video, quindi ci prepariamo insieme, mi faccio vedere al naturale. In questo video vi spiegherò un po' come è nato Sub, come ho iniziato a fare gioielli e spero che lo troviate interessante. Dovete sapere che fin da quando ero piccola ho sempre voluto fare cose creative. Inizio specialmente sono buttata sul disegno, ero abbastanza portata per il disegno, ho iniziato anche a fare un fumetto e poi ho inviato a Lucca Comics. A un certo punto ero molto motivata, però ovviamente era una strada molto difficile, che disegnavo così, non è che fossi proprio Picasso di noi altri, diciamo. Pensate che addirittura una volta al liceo la mia professoressa di inglese ha convocato i miei genitori, nonostante io fossi molto tranquilla a scuola, cioè ero veramente anzi la persona più introversa del mondo, perché che stavo disegnando un fumetto durante la lezione, i miei compagni di classe come protagonisti. Vabbè, è stato un disastro. E ha convocato i miei genitori, ha voluto anche che io facessi scuse pubbliche davanti alla classe, cosa che ho odiato. L'ultimo giorno di liceo con i miei compagni di classe avevamo deciso di portare delle magliette a scuola su cui lasciare le firme, queste cose che si fanno l'ultimo giorno della quinta. Praticamente la giornata era finita con me che stavo disegnando su tutte le loro magliette. Visto che questa cosa mi era piaciuta moltissimo, ho iniziato a disegnare magliette dipinte a mano e ci ho preso sempre di più effettivamente manualità con questa cosa, tanto che a un certo punto delle persone mi chiedevano, che ne so, disegni Johnny Depp sulla maglietta, mi disegni Iron Man. Ne ho fatte veramente tantissime, considerate che ho fatto addirittura la Madonna, vi metto la foto, la Madonna della Corona per mia nonna e le sue amiche che andavano sempre a fare le passeggiate. E mi sono iscritta quindi ad architettura, che diciamo mi sembrava una strada che va un po' la creatività, anche un'opportunità poi lavorativa in diversi ambiti. Ora, l'università mi è piaciuta tantissimo. Io sono super contenta di aver fatto architettura. In ambito universitario sono riuscita finalmente a sentirmi proprio a mio agio con me stessa, mi sentivo brava, mi sentivo apprezzata dai miei compagni, andavo molto bene, quindi anche i professori avevano una buona considerazione di me e questo mi ha aiutato un sacco a tirarmi fuori anche come personalità, ad essere un po' più sicura di me in generale, cosa che al liceo veramente facevo fatica a fare. Anzi, il liceo è stato veramente un periodo che, nonostante fossi circondata da bellissime persone, non ricordo con tanto piacere. Mentre portavo avanti gli studi, succede che continuavo a fare le magliette. In realtà ho iniziato a fare qualche piccolo gioiello, ma proprio delle cose che magari vedevo in giro, mi piacevano e le realizzavo per me. Avendo sempre avuto questo interesse nel provare a fare le cose, ho iniziato a realizzarmi dei gioiellini che copiavo anche in giro. Avevo una buona merceria vicino a casa, quindi mi realizzavo insomma le mie cose. Ho iniziato a fare esperimenti, tanto che a un certo punto mio padre mi mette in contatto con un suo amico che ha una ditta di serramenti in alluminio, per cui ha diversi scarti di metallo. Mi metto in contatto con questa persona che mi dà appunto alcuni degli scarti per iniziare a realizzare dei gioielli che sono di fatto fatti con materiale riciclato, alluminio, quindi niente di particolare valore, però diciamo che è stato un modo per iniziare a sperimentare. Ed è qui che succede una cosa molto strana, perché al mio secondo anno di università un professore, per un corso di design degli interni, quindi non c'entrava tanto, cioè design degli interni, ci fa realizzare dei gioielli, ma completamente a caso, cioè nel senso era un'operazione di design, c'era da fare realizzare una collezione basata su un edificio di un celebre architetto, però diciamo che di base non c'entrava molto con gli studi che stavo facendo. A me questo corso ovviamente è piaciuto tantissimo. Dovevamo appunto occuparci della creazione di una collezione con tanto di foto, di packaging e la realizzazione vera e propria dei gioielli. L'esame è andato molto bene, tanto che abbiamo anche esposto la nostra collezione a Milano e avevamo fatto una collezione di gioielli molto particolari, infatti in alluminio e cemento. Non ho mai girato un video su YouTube, non so se come mi sto muovendo, se lo sto facendo bene o lo sto facendo male, lo scopriremo nel montaggio. L'occasione di questo esame è stata fondamentale per me, perché non avevo effettivamente il tempo, facendo l'università, di focalizzarmi anche sui gioielli, sulla creatività, queste cose. L'esame in sé è stata un'occasione per approfondire l'argomento mentre facevo l'università, e dopo che ho fatto l'esame ho continuato a portare avanti i miei esperimenti sempre di più. Però diciamo che tutto ciò rimaneva nell'ambito di un hobby extra universitario. Finisco la triennale, mi laureo, 110 lode, mi laureo a febbraio. La mia magistrale sarebbe stata completamente in inglese, serviva un C1, C2, C1, al che ho detto parto 6 mesi, mi vado a fare un periodo a Londra, cerco un lavoro, in questo modo imparo sia l'inglese sia faccio la mia prima esperienza vera all'estero. Sono stati 6 mesi bellissimi, ho amato Londra, mi è piaciuta tantissimo. Non lavoravo nei gioielli, lavoravo come cameriera.
come la maggior parte delle persone che vanno a Londra, però ho imparato un sacco di cose. Vado a Londra però con tutte le cose per realizzare gioielli, che al tempo, ragazzi, non erano tante, cioè c'avevo una forbice per metalli, due pinze, un martello, non è che avessi queste grandi attrezzature. A Londra sentivo tutta questa grande energia e mi sono lanciata, ho iniziato a girare in diversi negozietti a chiedere, a mostrare le mie creazioni, chiedere se fossero interessati a esporre i miei gioielli all'interno dei negozi. A un certo punto sto camminando per Brick Lane e ho letteralmente un colpo di fulmine. Vedo un negozietto piccolino, bellissimo, con tutte cose unisex, super particolari. Entro e dico, devo provare a esporre i miei gioielli qui. Fatalità, incontro subito dentro la proprietaria del negozio. Faccio vedere i gioielli, a lei piacciono moltissimo e inizia a esporli nel suo negozio. Mi ha dato una grande energia positiva questa cosa. Comunque, non è che ci lavorassi, continuavo a lavorare nel bar come cameriera. Arriva però il momento di tornare in Italia e qui succede una cosa un po' spiacevole in realtà, perché come torno in Italia per ricominciare appunto gli studi, mantengo la collaborazione con questo negozio, ma la proprietaria smette di rispondermi. Al che mando un mio amico a ritirare tutti i gioielli dopo qualche mese e la collaborazione si esaurisce lì. Ricomincio l'università e quindi non ho più tempo per dedicarmi a nulla di tutto ciò, anche perché gli anni di magistrale sono stati abbastanza impegnativi, devo dire. E in particolare il secondo anno di magistrale ho fatto l'Erasmus, sono nata a Valencia, quindi non potevo portarmi via tante cose, ambiente nuovo, in casa non potevo lavorare, quindi diciamo che tutto è rimasto in stand-by, bene o male, finché non mi sono poi laureata alla magistrale. Quindi torno in Italia dalla Spagna, parto per Shanghai con l'università italiana, faccio 2 settimane a Shanghai, torno in Italia, inizio a pensare alla mia laurea, quindi lavoro tutta la tesi ed architettura, è un processo lunghissimo, il processo della tesi ci avrò messo tipo 6 mesi, però la laurea va molto bene, 110 lode. Evviva, tutti felici, tutti contenti, però io blackout. Finché avevo l'università era come se avessi la strada spianata, la strada sicura su quello che dovevo fare, avevo degli obiettivi, eccetera. Nel momento in cui ho finito l'università veramente brancolavo nel buio, perché tutto sommato questa cosa dei gioielli non sapevo dove mi avrebbe potuto portare e avevo molta paura di buttarmici a capofitto senza avere, diciamo, delle sicurezze, anche perché considerate che al tempo che i social non funzionavano così tanto, cioè vi sto parlando comunque di 10 anni fa, era molto difficile trasformare poi queste idee in un business. Cioè sembrava una cosa da pazzi. Io ho iniziato a fare un sacco di cose, cioè per tanto tempo mi sono presa questa sorta di pausa, che di fatto sapevo che nonostante andassi molto bene con l'università non volevo poi del tutto fare l'architetto. Infatti per cercare, diciamo, di avere questo lavoro più socialmente accettabile, per tanti anni avevo pensato di fare il dottorato per iniziare a buttarmi nell'insegnamento. Infatti ho fatto domanda 3 anni, ma non è mai andata bene. Intanto facevo l'assistente in università, che mi piaceva molto come cosa, perché insegnare comunque mi è sempre piaciuto, quindi mi sembrava anche una strada interessante. Però diciamo che per quanto mi piacesse fare l'assistente, dopo 3 anni mi ero anche un po' stufata, anche perché ero veramente sfruttata, non ne valeva più tanto la pena. Tempo è arrivato il Covid. Il Covid in realtà per me è stato un periodo fondamentale, perché è stato proprio quel periodo di stop che mi serviva per non sentire la pressione di dover cercare un lavoro vero. Durante il Covid invece mi sono potuta fermare, non pensare più a niente di tutto ciò, e mi sono buttata a capofitto nell'imparare a realizzare gioielli. Quindi ho iniziato a comprare l'argento, ho imparato a saldare, ho seguito tanti corsi, ho fatto tantissimi esperimenti, i primi terribili. Nel frattempo ho aperto TikTok per divertimento. Proprio per divertimento, cioè mettevo dei video stupidissimi all'inizio. Ho iniziato a pubblicare dei video di io che facevo i gioielli, sempre senza nessun tipo di ambizione. Se non che questi video effettivamente iniziano ad andare virali, ma tanto virali, e specialmente in America peraltro. E inizio a ricevere qualche richiesta di gioielli dall'America, eccetera. Dico, ma fai che sto TikTok funziona bene. Le cose iniziano a girare, vedo che il social funziona bene, comincio a crederci anche io un pochino. Lancio la mia prima collezione, che in realtà non era neanche proprio una collezione, diciamo che erano una serie di gioielli sparsi, unificati da 3 tipologie di ispirazione diverse. Continuavo a fare questa cosa principalmente per me, comunque. Di fatto iniziano a venire dei dubbi e mi blocco di nuovo, per decido di fare l'esame di stato come architetto. E mi fermo, mi metto a studiare, passo tipo 6 mesi a studiare per questo esame di abilitazione.
lo passo, benissimo, tutto ok. A un certo punto ho detto: Gemma, o questa cosa la facciamo seriamente o non la facciamo, perché sono anni che ci penso, che mi continuo a portarla avanti, ma non riuscivo mai a prendere effettivamente la decisione di farla al 100%. A un certo punto, era proprio capodanno, mi sono detto: da quest'anno, quando parlerò con le persone, dirò che io faccio la designer di gioielli. Non mi importa cosa penseranno, che mi preoccupava molto cosa avrebbe pensato la gente. Inizierò a dire questa cosa e inizierò di conseguenza a dirlo anche a me stessa. Ho creato il sito, ho creato una nuova collezione che era la collezione Italia, per cui ho fatto anche il primo shooting vero con truccatore, mia sorella è fotografa, quindi ero fortunata e mi sono buttata. Questo è il mio percorso, così è nato Subjewels, il mio brand. Stiamo crescendo sempre di più, sono molto contenta anche di come sta andando YouTube, che veramente non me l'aspettavo, siete in tantissimi, siete tutti super carini, mi piace molto, devo dire, il pubblico di YouTube e la community che si sta creando qui. Se dovessimo fare una morale di questo video, vi direi: non vi preoccupate se a un certo punto sentite il bisogno di cambiare strada, non pensate che studiare sia una perdita di tempo. Sono felicissima di aver fatto architettura e mi dà tantissimi stimoli, ho insegnato tantissime cose che mi porto anche nel mio lavoro, quindi non pensate quando uscite dal liceo che se non avete le idee chiare, vi buttate in un'università, fate la scelta che vi porterete per tutta la vita, non è così. Qualunque cosa studiate, ve la portate dietro come metodo di studio, come cose che imparate, come approccio al lavoro. Dico anche perché il periodo in cui io ho dovuto effettivamente scegliere di non portare avanti quello che avevo studiato e buttarmi comunque su qualcosa che è più legato, diciamo, al design, una scelta per me abbastanza sofferta, perché riflettuto molto sul fatto che quegli anni fossero quasi buttati. Ma non è vero, non sono mai buttati, ragazzi. Non vi spaventate, non vi preoccupate se siete confusi a un certo punto e decidete di cambiare strada. Questo è un po' quello che mi piace sempre trasmettere a chi si trova un po' nella mia situazione di qualche anno fa. Mi sono quasi finita di truccare. Magari per una volta mi vedete sistemata. Curiosa di rivedere le riprese a inizio video, sinceramente. Niente, spero che questo video sia stato un po' di ispirazione per qualcuno. A me piace dirvi che possiamo fare qualunque cosa, non dobbiamo avere paura di buttarci e di cambiare strada. Siamo sempre in tempo. Io vi saluto. Sistemata bene? Capelli no. Capelli? Non c'ho voglia. Non ho voglia di fare capelli. Se vi va, iscrivetevi. Io ormai ho visto talmente vlog su YouTube, cioè sono proprio influenzata. Sapete se avete domande, se volete che parliamo di qualcosa, torno a lavorare. Ci vediamo presto.